Allora, darei subito la parola al dottor Parenti. Prego. Pelagalli, grazie per essere qui all'Europe Experience, che naturalmente è giustamente intitolato a David Sassoli, il compianto presidente ancora di questo Parlamento nella prima fase della sua legislatura e che si sta appunto volgendo al termine. Mi approfitto per ricordare che le elezioni sono l'8 e il 9 di giugno e di fare un appello ad andare a votare perché rimane la cosa più importante nel momento democratico quale è quello dell'elezione europea a livello continentale. Grazie per continuare a parlare di dati sanitari perché oggettivamente è una materia di grandissima importanza. Grazie all'onorevole per essere qui con noi e naturalmente un sento ringraziamento a chi partecipa e parlerà dopo nel corso della giornata. Vedo che oggettivamente il panel è fatto di persone di altissimo livello, per cui sono sicuro che sarà una discussione di grandissimo interesse. Dati sanitari. Allora, si parte ormai usa e trita e ritrita fase che i dati sono il nuovo oro. Lo sono per tantissime applicazioni, tutte le volte che noi naturalmente entriamo in maniera molto semplice o molto inavvertita su una qualunque applicazione sul nostro telefonino, qualcuno raccoglie dati su quello che stiamo facendo e sono dati che vengono chiaramente utilizzati. Non credo di non svelarvi nessun segreto, se voi iniziate a parlare in famiglia ad un certo momento del fatto che vi serve un passeggino, inizierete ad avere dopo un po' tutta una serie di pubblicità relativa al passeggino o a qualcosa di simile. Lo parlo per esperienza personale. Cosa significa? Significa che oggettivamente è il dato in quanto tale, è uno strumento di grandissima importanza commerciale. Ma non è solo un dato di importanza commerciale, è un dato di importanza anche scientifica. E quando si passa nell'ambito sanitario, ci troviamo di fronte a tutta una serie di credo, sfide che le possiamo qualificare, se vogliamo, da un lato nella sfida di facilitare la crescita delle imprese europee a livello globale e per fare questo c'è necessità di avere uno spazio comune, la possibilità per le imprese di avere accesso a dati in tutta l'Europa e dall'altro la sfida di tutelare il cittadino per essere sicuro che il cittadino sappia che uso viene fatto dei suoi dati. Questo è il dibattito che ha luogo, credo, in Europa quando si parla di uno spazio europeo dei dati sanitari. È un dibattito ancora in corso che dovrebbe, si spera, ci si augura, ma non è facilissimo giungere ad una sua conclusione nel corso di questa legislatura, perché altrimenti in effetti si perderebbe ancora tempo. Però questo è veramente uno dei punti fondamentali, come contemperare, se noi vogliamo, le esigenze, le opportunità che la tecnologia ci offre, che uno spazio europeo di dati sanitari ci offre e possiamo pensarne a tante, il fatto di avere una cartella sanitaria completamente digitalizzata, se siete in viaggio al di fuori del vostro paese, vi trovate in un altro paese, basta il famoso click per avere accesso a tutti i vostri dati sanitari, ma avere anche la sicurezza che questo accesso non venga in un qualche modo ritorto contro di voi. Pensate semplicemente a una cartella sanitaria che contenga qualche indicazione di un passato legato per esempio a malattie mentali. Questo cosa può comportare un domani nella ricerca di un posto di lavoro se questa informazione viene divulgata o alla una situazione di pregresse malattie distruttive come il cancro, se anche una situazione che viene superata, quali implicazioni possono avere per le singole persone. Dunque, e al tempo stesso pensiamo all'importanza che avere una serie di dati ci fornisce con l'intelligenza artificiale per fare della ricerca scientifica avanzata, fare modellistica e questi sono dati fondamentali per le imprese europee, se queste imprese europee vogliono continuare ad essere efficaci, efficienti e performanti nel mercato globale. Dunque questo è un dibattito di grandissima rilevanza che
che tocca da vicino ai cittadini, credo come tutti i dibattiti che tocchi vicino ai cittadini, un ruolo fondamentale lo sta svolgendo i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo. La Commissione ha fatto delle proposte, su queste proposte c'è stata una forte discussione a livello di Stati membri, a livello di Parlamento, credo, se non mi sbaglio, che siamo al trilogo al Parlamento europeo e con il Consiglio. Ci auguriamo che appunto nei prossimi mesi si possa giungere ad una soluzione definitiva sui vari punti di vista, perché è importante sia per i cittadini sia per non perdere e non far perdere alle imprese europee un treno che è fondamentale per il loro sviluppo. Per cui ancora una volta grazie per questa iniziativa, so che sarà un dibattito super interessante, io farò un po' avanti e indietro, per cui mi dispiace perché perderò sicuramente qualche intervento, ma chi resterà sono sicuro che potrà beneficiare di una bellissima giornata. Grazie.